Buongiorno, mi trovo su Circonvallazione Cornelia, a Roma Nord. Sono appena uscito dalla metropolitana linea A di Cornelia e sto entrando nel Parco del Pineto, che visto così sembra un parco qualsiasi, ma questa è una delle grandi riserve naturali di Roma. Non solo è una delle grandi riserve naturali di Roma, ma è una delle più selvagge. E oggi vi faccio vedere delle cose molto interessanti, soprattutto voi che non siete di Roma, che seguite il canale. Questa è una delle dimostrazioni di come in questa città si può fare escursionismo selvaggio a portata di mezzo pubblico, in armonia con quello che dice l'autore Luigi Ploss nel libro ZTL, che sarebbe una contro ZTL, in contrasto con quella che vuole fare il comune, che vuole praticamente eliminare le macchine vecchie, e quindi togliere il piacere della gita fuori porta a molti romani, perché la gita fuori porta la puoi fare pure con i mezzi pubblici, ma ci metti molto più tempo, mentre invece con la macchina 2 ore e poi fai pure altre cose. Ecco, qui siamo in una zona traversate libere, quindi non zona a traffico limitato, ma zona a traversate libere. Ed è interessante perché all'inizio c'è il parco pubblico, poi questo parco pubblico si tramuta in una giungla, con zone umide, cinghiali, fauna selvatica di vario genere. Laggiù c'è la Balduina e praticamente da questo quartiere, che è la Pineta Sacchetti, fino laggiù alla Balduina si passa nella cosiddetta Valle dell'Inferno, che è una zona ricca di boschi. Molto molto selvaggio. Ora ci andiamo. Oggi volevo farmi un bel giretto. Ci sarebbero anche delle erosioni da qualche parte. Adesso vediamo se riesco ad arrivarci da qui. Se no devo andare laggiù ai Casali Torlonia. Quelli sono i Casali Torlonia. Da lì di solito si parte per questi itinerari. Però vediamo un attimo da qui se riesco ad arrivare alla zona dove ci sono delle interessanti erosioni. E poi da lì me ne vado ad una zona dove ci sono dei ruscelli molto molto amazzonici. Quindi adesso lasciamo la parte di parco pubblico e addentriamoci nella giungla. In realtà sto vedendo che questo sentiero non mi sta portando verso le erosioni, verso i Casali Torlonia, ma mi sta portando direttamente alla Balduina. Qui c'è già la Balduina, quindi ho già attraversato il parco, ma quello che volevo fare era scendere nella Valle dell'Inferno, che è la parte selvaggia, boscosa, dove ci sono vari corsi d'acqua. Ora vediamo se questo sentiero mi ci porta, perché vorrei evitare di tornare indietro, ma sicuramente questo sarà un percorso ad anello, che non so adesso se vado a finire proprio alla Balduina, proprio ai quartieri, oppure se permetta comunque di costeggiare il parco, in qualche modo arrivarci giù alla zona di via di Valle Aurelia. Ok, prendiamo questo sentiero di qua per vedere se da qui ci arrivo ai sentieri, ai Casali Torlonia. Mi sono fatto un lungo giro ad anello in mezzo a un paesaggio comunque interessante, però sono tornato alla Pineta e ai Casali Torlonia. Non ho trovato il varco per scendere direttamente giù alla Valle dell'Inferno, quindi mi tocca fare il sentiero che mi ci porta direttamente dai Casali Torlonia e credo sia questo, insomma. Ah, sentiero che in poco tempo porta giù alla giungla. Non fatevi ingannare da questi campi da calcio, fra un po'
po' ci troviamo in un contesto totalmente selvaggio. Questione proprio di centinaia di metri. Ci troviamo in uno degli angoli più wild del Pineto. Poi volevo andare a fare un salto più giù verso la zona del Policlinico Gemelli, dove pure c'è un'altra zona molto molto selvaggia, dove c'è un antico fontanile. Qui in teoria ci sarebbe anche un ninfeo e un lago, il lago del Pineto, ne parla Luigi Plus nella sua guida, quelli magari me li riservo per la prossima volta. Comunque andiamo a farci questa. Insomma, aspettiamo che finisca questo campo da calcio, andiamo ad immergerci proprio nella giungla più giungla. Eccomi qui, escursione domenicale con i mezzi pubblici, il secondo giorno di seguito che faccio l'escursione con i mezzi pubblici dentro alla città, perché comunque le forre le ho stradocumentate, sì, ci sarebbero altre forre dove andare a fare altri video, ma comunque volevo pure fare tutta una serie di video sulle traversate libere che si possono fare dentro Roma, non per diciamo imitare Luigi Plus, alcune traversate libere me le sto inventando io, come quella Tormarancia, Caffarella, queste cose le faccio per me, insomma, per avere un inventario di luoghi dove andare io quando mi devo muovere con i mezzi pubblici e condivido con chi insomma è interessato a fare questo tipo di escursioni a chilometri sotto zero. Quindi ai boschi più selvaggi del parco, insomma in fondo al vallone che separa i due quartieri, quindi andiamo un attimino a raggiungere una bellissima zona umida. Questo è un sistema di parchi e riserve naturali. Quello dovrebbe essere il sentiero che porta alle erosioni. Vediamo un attimo poi se c'è tempo di passarci. C'è una
un'erosione tufacea, un insieme di erosioni tufacee che formano un piccolo canyon. Ma dalla parte alla mia sinistra, andando qualche tipo un chilometro più giù, c'è qualcosa di ancora più interessante, cioè un fontanile immerso in una giungla fittissima, una zona ancora più selvaggia di questa. Quindi vediamo un attimino cosa conviene fare. Adesso vi porto a uno dei punti più belli della riserva. Questo è un insieme di riserve qui a Roma Nord che sono adiacenti l'una all'altra. C'è il Parco di Veio, che sono 15.000 ettari, che abbracciano 9 comuni, tra cui una buona fetta del comune di Roma. E praticamente adiacenti al Parco di Veio ci sono tutti questi parchi come il Pineto, Monte Mario, l'Insugherata, quindi c'è una grande migrazione di fauna selvatica, tra cui cinghiali e tanto altro, perché fondamentalmente è come se fosse lo stesso parco, separato solo da pochi isolati di case, come se fosse tutto un unico gigantesco parco. Ed eccoci qui alla zona umida. Sono delle passerelle qui che la oltrepassano. Qui c'è questo affluente. Vedi che vegetazione intricata. Un po' più avanti, perché c'è pure una cascatella da qualche parte più avanti. Qui un altro torrente, un'altra zona umida. E da qui si uscirebbe appunto al centro di Roma, si potrebbe uscire dalla fase trekking e iniziare la fase passeggiata in centro. È tutto in un'unica soluzione. Allora, se io me ne vado di lì si arriverebbe alla Balduina. Va bene, faccio una bella cosa, me ne torno su, perché volevo andare a farvi vedere questo fontanile immerso in una zona ancora più wild di questa. Quindi volevo fare appunto questo video sugli angoli wild del Pineto. Vedete, questi torrenti sono assolutamente impercorribili se uno volesse seguirli, perché con ogni probabilità questi torrenti provengono dalla zona del fontanile, ma ci ho già provato in passato, non c'è proprio modo di proseguire da, diciamo, da est a ovest. Qui riattraversiamo questa zona umida. La passerella mi si stava cappottando. E qui che giungla. E niente, me ne torno su ai Casali Torlonia, sulla strada, e da lì mi faccio l'itinerario che mi porta all'altra sezione del parco, quella dove c'è un'altra zona wild molto interessante. Sto facendo una deviazione per un altro sentiero, che spero sia questo quello che porta alle erosioni, quel piccolo canyon fondamentalmente. Ci sono in realtà due sentieri che ho visto che salgono. Spero di aver azzeccato quello giusto.
se no in ogni caso pure questo mi riporta su alla zona dei Casali Torlonia. Capire dove andare, perché qui ci sono diverse possibilità. Spero sia questo. In ogni caso vi faccio vedere una variante. Ok, mi sa che sono queste le erosioni. Ok, qui nascondigli di ungulati. Ok, siamo arrivati alla zona delle erosioni tufacee. Ci si può camminare in mezzo. Abbiamo delle interessanti sugherete. Boschi di querce da sughero, poi qui vicino c'è un parco con ancora più sugherete che è il parco dell'insugherata. Ecco qui queste bellissime erosioni, ce ne sono anche all'insugherata oltre che qui al Pineto. Ecco qua, spettacolare. Una delle più belle escursioni in natura che si possono fare dentro la città di Roma. Questo tufo bello, bello rosso. Ok. Molto scivoloso oggi. Ok. Che spettacolo. Da qualche parte di qua, credo ci sono anche passato prima, c'è una sorta di buco dal quale si può vedere la Basilica di San Pietro da una prospettiva. Ma è uscita qua. Una parola. Ok. Ecco, come è uscito dalla zona dell'erosione. Ci sarebbe tipo un buco dal quale si può vedere la Basilica di San Pietro da una prospettiva interessante, era tutta foschia, quindi non si vede assolutamente nulla oggi, quindi inutile provarci. Vediamo un attimino quello che riusciamo a fare, se riusciamo ad andare all'altra zona del fontanile immerso nella giungla. Zona delle erosioni, mi sto tornando al sentiero principale perché ho visto che è un po' troppo lungo tornare ai Casali. Mancherei un sacco di tempo, mi fa tutto un giro d'anello che non voglio fare, quindi mi faccio questo pendio. È solo per farvi vedere questo scorcio incredibile, sembra di essere veramente in una delle grandi foreste dell'Alto Lazio. E fondamentalmente il paesaggio è identico. Paesaggio identico. Queste sono zone mai edificate, dove la città non è mai arrivata e quindi sono rimaste verdi, boscose, e sono poi diventate riserve naturali. Quindi qui il cemento non è mai arrivato. E di conseguenza qui a Roma ci troviamo tutto questo sistema di riserve naturali, di zone mai sottoposte a edificazione. E quindi abbiamo questo paradosso che questa è una città pensavo un cinghiale, ma. Ok, abbiamo questo paradosso di una città dove si può fare il trekking anche in piena città. In posti veramente veramente identici a quelli che troveresti molto fuori. Il Pineto è appunto uno degli esempi migliori.
Ok, da qui vediamo di uscircene verso i casali d'Orlonia. Non ho tantissimo tempo a disposizione, ecco perché sto un po' sbrigando. È domenica e per chi segue questo canale io faccio le escursioni dell'uomo impegnato. Quindi vado alla ricerca di tutte queste situazioni suburbane. Molto suburbane, in questo caso centro urbane, che mi permettono di fare escursionismo spesso senza nulla togliere ad altre cose. Quindi ho detto che sarei stato via 2 ore, quindi torniamo sulla strada, prendiamoci l'autobus, andiamocene all'altra parte all'altra estremità del Parco del Pineto, dove vorrei raggiungere questo fontanile immerso nella giungla, molto molto bello, e poi concludo. Poi ci tornerò qui a vedere il ninfeo di cui parla Luigi Plus e il lago del Pineto. Pare che ci sia molto altro qui da vedere, quindi stay tuned, come si dice. Questo è quello che lo scrittore Stefano Ardito, il divulgatore della collana A piedi per Roma, A piedi nel Lazio, descrive l'inquietante contrasto tra i boschi della Valle dell'Inferno e il muro di cemento della Balduina. Ora si esce dai boschi intricati della Valle dell'Inferno, si arriva alla biblioteca e alla Casa del Parco, dove spesso Luigi Plus fa le presentazioni dei suoi libri, e laggiù c'è la strada con i palazzi. Io qui mi sono spostato un pochino più avanti all'altezza di via San Cleto Papa e qui entro in quest'altra zona del parco che porta ad un'altra zona molto selvaggia della Valle dell'Inferno, dei boschi di sughere, la parte più selvaggia dei boschi di sughere del Pineto. Cartello che ci informa che la sughereta, la quercia da sughero, costituisce la specie dominante dei boschi presenti nel Parco del Pineto, la Valle dell'Inferno, oggi quartiere Valle Aurelia, fin dall'antichità fu area di produzione di laterizi. Infatti, se ci si inoltra nella Valle dell'Inferno, si sbuca dall'altra parte in direzione Monte Ciocci, dove ero prima praticamente, si va a finire in una zona di ex stabilimenti industriali. Ora ci andiamo a inoltrare proprio in quella che è probabilmente la parte più selvaggia del Pineto, dove siamo praticamente in un contesto di gita fuori porta, che potrebbe essere, come dico sempre, chissà dove, e siamo in piena città, perché queste sono praticamente foreste rimaste intatte, mai toccate dall'espansione urbana, quindi fondamentalmente il paesaggio è rimasto lo stesso di quello che si trova fuori Roma, e poi è fondamentalmente un paesaggio comunicante con l'esterno della città, perché tutti questi parchi, il Pineto, Monte Mario, l'Insugherata e Veio sono adiacenti e quindi fanno un corridoio biologico che mette in comunicazione il centro di Roma con ben 8 comuni che stanno al di fuori di Roma, anche a decine di chilometri di distanza. Quindi c'è questa particolarità della natura presente nell'Alto Lazio che entra come un corridoio quasi fino alla Basilica di San Pietro. Anzi, addirittura pare che in passato il Pineto andasse a lambire le mura, del Vaticano. Ho letto qualcosa del genere da qualche parte. Comunque, vabbè, andiamo a vedere quest'area molto molto interessante. Thank you.
di passaggi di cinghiali. Sono quasi arrivati alla zona del fontanile del Pineto. Ah, qui c'è una panchina che non mi pare ci fosse una volta. È stato un po' addomesticato, che qui era più selvaggio. Sta panchina mi piace poco, nel senso che secondo me era meglio. Lasciare tutto selvaggio. Mentre qui c'è tutta una serie di sentieri che magari portano pure alla zona dei Casali Torlonia, chi lo sa. Però ricordo che provai a farlo una volta, ma poi a un certo punto finiva. A farne un pezzo, vedere dove porta, giusto così per apprezzare, diciamo, l'ambiente wild che c'è qua sotto. Insomma, veramente bello per essere in città in escursione, una signora escursione. Dove si va a parare con questo sentiero? È proprio giungla. Questo, come temevo, mi sa che poi si va a interrompere. Mi sembrava di averlo fatto questo tempo fa. Un altro pochino dove si va a parare, qua si va a parare nella tana del cinghiale. Pochino però si procede. La passerella qua, passerella che non sono una passerella che chissà dove si va a finire. Qui hanno tagliato un po' di rami, non so se sto sentiero prosegue ancora. Pare di sì, vediamo un po' dove mi porta. Ho sentito qualche
animale che si muove. Sarebbe l'ideale se questo poi tornasse alla zona dei casali Torlonia. Peccato che mi si sta pure scaricando la batteria dell'Action. Certo, questa zona è abbastanza impervia, ci potrebbero veramente stare i cinghiali qua. Però comunque è un sentiero che qualcuno ha battuto. Tratti si allarga, a tratti si restringe. Questa è una signora escursione in piena città, fantastico, guardate che roba. Sentiero prosegue, da qualche parte andrà a parare. A questo punto me lo faccio tutto. Sento delle voci. Ok, qui un'altra passerella. Questo attraverso tutta una serie di torrenti. Salve. Salve. Cani? No, qui si torna ai casali Torlonia? Allora, da sta parte si va a Sindo, c'era una volta il casale, Ah, quindi si torna sulla strada. sì. Sì, volendo sì. Da Andando. pure da qua si torna su Valle Aurelia, però. Ah, ok. Qua, diciamo, a breve c'è la strada, qua deve arrampicarsi giù, arriva sulla Pineta. Ah, ok, perfetto, grazie. Ah, ok, allora sono tornato alla zona di prima. Sono tornato alla zona di prima e qui c'è un sentiero, c'è questo sentiero qui che porta dritta alla zona del fontanile, quindi non c'era neanche bisogno che prendessi l'autobus. Qui ultima cosa, andare a vedere una cascatella, ultimissima cosa e poi me ne vado. Giusto una cascatella per completare l'escursione, poi finisco qui. Ecco, laggiù già ci sono le case di Valle Aurelia. Qui, come diceva il signore, potrei. Un'altra zona umida di qua, qui è pieno. Qui la cascatella c'è molta meno portata, di solito ne ha molta di più. E niente, di là si va in centro verso la zona Vaticano, ma io me ne torno su ai casali Torlonia, e quindi dalla parte opposta rifacendo il percorso di prima. Quindi ho scoperto che c'è questo sentiero che porta direttamente dal fontanile a questa zona umida, quindi mi sarei potuto risparmiare, tornare sulla strada e prendere l'autobus. A saperlo, ci avevo provato una volta ma non trovavo il passaggio. Buono a sapersi. Quindi questo è il sentiero che viene dai casali Torlonia, che attraversa questa grande zona umida. E di qua c'è quest'altra passerella che si addentra in un sentiero che continua. Io pensavo non continuasse, invece continua, arriva fino al fontanile. E di qua invece si esce per andare in zona Vaticano. Quindi io qui me ne torno ai casali Torlonia, alla stazione metro di Cornelia, e me ne torno a casa. Fatto questa escursione urbana che insomma non ha bisogno di presentazioni, urbana, extraurbana al tempo stesso, in pieno centro di Roma, fantastico, zona traversate libere, grazie Luigi Plus per
per aver suggerito questo titolo, questo concept. Questo è un concept molto potente perché anche senza macchina a Roma si possono fare gite fuori porta selvagge al massimo. Grazie dalle zone impervie e selvagge della riserva naturale del Pineto, una delle tante riserve naturali adiacenti, quasi attaccate l'una all'altra che ci sono qui a Roma Nord, una zona di Roma, una zona di quartieri dove i quartieri sono delle isole che si trovano in mezzo a queste immense riserve naturali, dove c'è migrazione di fauna selvatica che arriva fuori Roma, dove quindi praticamente lo stesso paesaggio che c'è nell'Alto Lazio, a decine di chilometri a nord di Roma, ce lo si ritrova dentro la città perché appunto ci sono questi corridoi verdi che entrano, che penetrano quasi fino alla zona del Vaticano. Quindi insomma si può fare trekking incredibile anche senza uscire dalla città. Lo stesso discorso vale per la Marcigliana, anche la Marcigliana, 4.000 ettari, tra cascate, cunicoli, abitazioni rupestri. Si parte dai palazzi e si arriva ai comuni limitrofi, Monterotondo, Mentana. Quindi dalla città si può uscire fuori passando per questi corridoi biologici molto selvaggi. Quindi Roma è una città, oltre ad essere il più grande comune agricolo d'Europa, oltre ad avere campi, estensioni di campi enormi, fattorie enormi dove si può letteralmente uscire da casa, dal palazzo, dal condominio, andare alla fattoria a comprare prodotti agricoli a chilometri zero, una città dove ci si può mettere uno zaino con gli scarponi da trekking, poi mettersi un paio di scarpe di ricambio normali nello zaino e farsi il giro in centro, fare una combo di giro in centro e escursione selvaggia. Incredibile. Io vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!